divieti per i camion sulla statale 45. La provincia ha scritto ai ministri Toninelli e Di Maio. Paralizzata l'economia di una valle, i lavori siano rapidi. 6 persone arrestate dai carabinieri di Fiorenzuola sono accusate di aver spacciato droga anche a minorenni nei giardini pubblici. Oggi, nel giorno di San Valentino, la Polizia di Stato è impegnata anche nell'iniziativa Questo non è amore, per sostenere le donne vittime di violenza. Per 11 aziende di Gariga arriva la fibra ottica, siglata la convenzione con Confindustria, obiettivo far crescere e sviluppare le imprese del territorio. L'economista Ettore Gotti Tedeschi ha scelto Telelibertà e Libertà per presentare il suo nuovo libro Colloqui Minimi, in cui dialoga con i personaggi della storia. L'intervista andrà in onda alle 20.30. Piacenza Calcio, dopo la vittoria sulla Carrarese, parla uno dei protagonisti della gara, Antonio Pergreffi, suona la carica per conquistare la Serie B.